Allora, eccoci qua. Vi faccio vedere i prodotti appunto di cui stavo parlando. I prodotti di cui vi dicevo poco fa sono questi qui, che sono glitter iridescenti resistenti solventi, ed hanno tutti e tre quelli che ho io delle colorazioni diverse. Questo è il color acqua, quindi è tendente all'azzurro. Poi c'è il color arancio, tendente appunto all'arancione, e il color verde, tendente appunto al verde. Cosa promettono di fare questi glitter iridescenti? Prima di tutto, e lo potete vedere anche voi, sono a base bianca e sono iridescenti. Normalmente i glitter iridescenti, quelli che io ho comunque sempre acquistato, sono semplicemente bianchi ed hanno semplicemente queste colorazioni. Vedete, viola, bianco, celeste, insomma, hanno soltanto questo gioco di luce. Ma questi qui, in più, che appunto vedete, hanno all'interno una colorazione propria loro, creano un effetto magnifico che voi già state iniziando a vedere un attimino da qui, ma ve li farò vedere molto molto meglio adesso. Creano appunto questo effetto magnifico che io sto amando da impazzire, perché sta bene su qualunque tipo di pasta, sia essa quindi a base bianca, sia essa un colore proprio molto simile al colore appunto di questi pigmenti. E li trovo davvero molto versatili, li trovo bellissimi, hanno un tocco magico che davvero non so come spiegarvi, ma a me piace tantissimo. E cerco di farveli vedere un attimo anche per così, per farvi capire che sono a base bianca e finché non li stendete sulla pasta, diciamo che finché non avete una sfoglia sottile di questi glitter, questo effetto bellissimo non lo vedete, ma appena lo stendete sul fimo, come ad esempio faccio io, lo si vede tutto ed è veramente magico. Come vi dicevo, questi pigmenti li potete trovare da Sparkly Treasure Shop, che ha un negozio su Etsy, dove appunto lo trovate scritto da Sparkly Treasure Shop.etsy.com, ma io vi lascio il link direttamente qui sotto nell'info box, quindi potete andare lì e cliccare lì. Io amo follemente tutti i prodotti di Sparkly Treasure Shop, perché trovo che siano davvero davvero molto molto validi. E non lo so, io me ne sono totalmente innamorata, sto usando tutto veramente in quantità industriali, tutto quello che ho da loro, anzi da lei, da Giulia, e me ne sono davvero totalmente innamorata, soprattutto di questi appunto, perché altrimenti non vi avrei fatto una recensione proprio di loro da soli, ma io credo che possano piacervi davvero tanto. Ora vi faccio vedere, che tra l'altro li ho messi tutti storti, cioè perché questa cosina, ora vi faccio vedere come si presentano ognuno di loro sulla pasta polimerica. Partiamo dal color acqua e io ho fatto una prova nel modo migliore secondo me per utilizzarli, ovvero tono su tono. Quindi ho utilizzato questo pigmento, questi glitter anzi, su un colore di pasta esattamente dello stesso colore. Questo è appunto un verde acqua e guardate il gioco di luce che fanno. Diciamo che, allora, adesso ho sopra di me la luce naturale. Questi pigmenti sulla pasta, visti all'ombra, risultano in un'ombra davvero molto molto forte, risultano bianchi ma con delle luminescenze comunque color acqua, mentre con una minima luce, che possa essere la luce normale di casa o la luce naturale, l'effetto è esattamente questo qua. Ditemi se non è un effetto magnifico. Io credo che sia un effetto magico, perché è spettacolare. Poi in base a quando lo girate fa questi giochi di luce, guardate. A me piace da impazzire, davvero, mi piace davvero davvero tantissimo l'effetto. Credo che sia particolare, magico e unico allo stesso tempo, e davvero mi piace da impazzire. Come vi dicevo prima, trovo che l'utilizzo di questi glitter tono su tono sia veramente la sua morte, cioè sia davvero il modo migliore per utilizzarlo. Io vi ripeto, amo 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 questo effetto veramente tantissimo. E ho fatto la stessa prova anche su un pezzetto di bianco trasparente messo a bianco glitter, perché semplicemente era un pezzettino di bianco che avevo di scarto e ho utilizzato quello. Perdonatemi se li ho fatti molto molto piccoli, ma erano essenzialmente dei pezzetti di scarto. Ecco qua, quello che vi dicevo prima, io credo che l'effetto fantastico, il suo effetto migliore, lo dia tono su tono, perché su pasta bianca in questo caso, che mi è appena volata via,
Su pasta bianca in questo caso l'effetto c'è, perché comunque l'effetto c'è, guardate quando giro la pasta, questo effetto bellissimo che fa, guardate, però appunto prevale, diciamo, la tonalità del bianco e delle glitter, e quindi voi vedreste, diciamo, più ad ombra, senza luce che ci batte sopra, l'iridescenza del glitter stesso, quindi questa iridescenza sul tono del viola che ha il glitter di base, perché come vi ho fatto vedere prima, il glitter di base ha comunque questa colorazione bianca e violetta, e poi ha queste luminescenze, iridescenze su ogni colore. Quindi in questo caso noto appunto che sul bianco dà questo effetto, ma vi dirò, io amo questo effetto anche sul bianco e ho provato ad utilizzarlo anche, vedete, tipo da questo lato si vede, devo mettere due mani, ok, da questo lato si vede la tonalità sul celeste che dà ed è veramente fantastica. Però appunto questo è l'effetto invece su colori più chiari. Ovviamente nulla vi vieta di utilizzarlo anche su altre tonalità di colore, tipo potete utilizzare il lacquer color acqua sul verde, sul rosso e comunque ottenere dei risultati pazzeschi. Poi ho fatto invece la prova per voi di quello con tonalità arancia, che ho utilizzato tra l'altro in una delle mie ultime creazioni che vi farò vedere fra poco, ed è questo qui. Sull'arancio, così come per quanto riguardava il celeste e appunto la sua morte, perché vedete le tonalità di luce gialla e arancio che crea sono fantastiche, sembra polvere di fata. Sì, tra l'altro le mie paste modellabili sono sempre molto flessibili, anche quelle di prova, e quindi ha creato questo effetto veramente veramente magico. Secondo me è un effetto magico. Vedete, creano questi giochi di luce che sembrano quasi a specchio e sono spettacolari, mentre l'arancio sulla pasta trasparente è uno dei colori che mi piace un po' di più, perché sì, sembra celeste ma è soltanto l'iridescenza del glitter, perché guardate, se faccio così contro luce si vede più, almeno dovrebbe vedersi di più la parte arancione, eccola qua, sì, si vede un pochino. Ed è uno dei colori che mi piace di più anche su pasta bianca. Ecco, quando le appoggio forse si vedono un pochino meglio, perché forse è un po' più scuro come colore l'arancione rispetto magari al color acqua, che tende comunque un pochino più a un colore chiaro, e quindi si vede molto molto meglio. Poi arriviamo al pezzo forte, che secondo me per tematiche natura ci sta tipo da Dio, ed è il color verde. Guardate, verde su verde, che meraviglia crea. Cioè, ditemi se non è la cosa più bella del mondo, guardate, vi faccio anche l'ombra, guardate. Perciò vi dicevo, anche all'ombra si vede benissimo, sì, forse si vede anche meglio. Guardate le tonalità che crea, il verde su verde. Lo amo da impazzire, vi giuro, è troppo 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 magico e troppo troppo bello. Potete creare delle cose davvero davvero magiche. Infatti questo qua sembra tipo un qualcosa di sottobosco con polvere magica sopra, non lo so, davvero mi piace da impazzire. E anche il verde, essendo comunque un po' più scuro, è uno dei colori che mi piace di più sul pezzettino di bianco che io, ecco, ok, abbiamo trovato il modo di farvi vedere bene quelli bianchi, con l'ombra si vede molto meglio, guardate. Tra l'altro sembra una cosa magica, cioè sembra che voi accendiate una luce magica, guardate, troppo troppo bello. E anche il verde appunto sta benissimo. Provo a farvi vedere nello stesso modo con un po' di ombra questi qui, ecco, infatti ora qua si vede molto meglio. Dovevo fare direttamente così, forse perché c'è troppa troppa luce, eccolo qua, si mette a fuoco. Eccolo qua. E appunto queste sono le prove che ho fatto per farvi scoprire, diciamo, l'utilizzo secondo me migliore di questi glitter. Io li amo tantissimo, non li ho ancora provati nella resina e non credo di provarli all'interno della resina, perché mi piace da morire come si prestano sul fimo, sulle paste modellabili, quindi credo che continuerò ad utilizzarli per questa cosa, anche perché soprattutto sulle fatine e anche sulle sirene stanno veramente da Dio, vi giuro da Dio. Ora vi faccio vedere due creazioni che ho realizzato in questi ultimi giorni, proprio perché tra l'altro ancora sono una delle due, l'avete vista su Facebook, ma che le rivedrete in un video in cui farò vedere poi tutte le mie nuove creazioni. E appunto sono due creazioni nella quale ho utilizzato questo qui e questo qui, quindi il color acqua e il color arancio, e vi faccio vedere appunto come sono sul fimo.
Allora, vi presento la mia piccola Baiana, Moana, Oceania, come dir si voglia, del cartone animato ovviamente Disney. Ho realizzato lei, vi ricordate sicuramente anche questa gemma che abbiamo visto insieme in Lo Scopriamo, e vi faccio vedere come ho utilizzato il pigmento. Ne ho messo un po' sulle gambe per fare il senso di quando si è appena uscita dall'acqua. E sei tutta un pochino con le goccioline d'acqua di mare, ecco qua, e mi piace da morire. E poi l'ho messo appunto tono su tono qua sopra, eccolo qua, guardate. E io trovo che sia veramente magnifico l'effetto, veramente veramente fantastico l'effetto. Guardate qui sulle gambine e anche giusto due o tre ne avevo messi sui capelli, perché rendono, non lo so, danno quel tocco magico in più che mi piace da impazzire. E poi ieri che ho creato una nuova bambolina per una nuova collezione che vedrete molto presto, e sia Vaiana che questa qui saranno disponibili insieme ad altre il 12 luglio alle ore 21, ho messo invece su questa qui appunto il glitter iridescente arancio. Ed è questa fatina qui su un funghetto con un'amichetta chiocciola. Vi faccio vedere dove ho messo. Non mi soffermo molto sulla creazione perché tanto ve le farò vedere meglio in un video e con varie foto nei miei social, ma vi faccio vedere dove ho messo i glitter. Su questa fatina le ho messe alla punta di queste ali e mi piace da impazzire, e l'ho messo anche sopra il funghetto, guardate. Ora vi faccio un po' di ombra per farvi vedere meglio sulle ali, guardate che bella. Che bell'effetto, ecco, su quest'ala ce n'è un po' di più, quindi l'effetto si vede tantissimo, guardate. E anche sul funghetto. Quindi, dicevo, l'effetto mi piace veramente da impazzire. Sul fimo rende molto molto più la creazione magica rispetto a quanto altri tipi di glitter che ho utilizzato e che magari utilizzo tuttora, per carità. Però questi qui, proprio questi che vi faccio vedere adesso, non so se ce ne siano anche di altri colori, eventualmente chiederò a Giulia, oppure Giulia ce lo farà sapere qui sotto nei commenti, scusatemi. E dicevo, però questi rispetto a tutti gli altri glitter che io ho provato fino adesso sono la fine del mondo, me ne sono innamorata, penso che li utilizzerò finché non li finirò tutti, e quando li finirò mi farò mandare, tipo, cioè mi comprerò un pacco gigante per ognuno di questi, perché sono veramente la cosa più buona e più bella del mondo. Quindi io spero che vi siano piaciuti e che questa piccola recensione vi sia utile ai fini, insomma, se volete acquistarli anche voi, perché secondo me valgono tantissimo e secondo me sono quei glitter che dovremmo avere un po' tutti, perché sono davvero troppo 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 belli. Quindi fatemi sapere qui sotto con un commento quale dei tre colori è il vostro preferito, quale secondo voi si presta meglio sulla pasta. Secondo me vince tantissimo il color acqua, ma anche il verde. Il verde secondo me è anzi al primo posto tra color acqua e verde. Poi ovviamente nulla vi vieta di mischiarli tutti e tre, di creare, che ne so, di usare quello verde sul celeste, quello verde sull'arancio, insomma, potete creare veramente tutti i giochi di luce e colore che volete, sono magnifici. Quindi fatemi sapere con un commento, come vi ho appena detto, quello che vi piace di più e cosa ne pensate di questo prodotto. Io vi lascio e vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!